Giancarlo Berardi e il professor Gianni Di Pietro oggi incontreranno gli ex alunni dell'Istituto Michele Buniva, quelli che si sono appassionati alla lettura leggendo proprio i fumetti di Ken Parker. Ma Ken Parker chi era? E Ken Parker chi sarà? Lo ritroveremo di nuovo in edicola? Ken Parker era un uomo un po' arrabbiato, perché arrivava dal 68 con quel fermento di libertà, di cambiamento del mondo che era tipico di quell'epoca e di noi ragazzi che uscivamo dai licei e frequentavamo le università. Ci furono, come sappiamo tutti, tanti avvenimenti anche tristi legati a quell'epoca. Ma diciamo che noi ragazzi poi alla fine decidemmo di trovare dentro di noi quei valori che la società non ci offriva. Io, oltre che a cercarli dentro di me, li ho cercati dentro questo personaggio persona che è Ken Parker, e quindi ho proiettato su di lui quelle che erano i miei ideali, i miei sogni, le mie utopie. E Ken Parker è diventato un compagno di viaggio, è diventato un rappresentante, diciamo, della sua epoca, che ha raccontato, io credo, abbastanza efficacemente quel momento particolare della storia dell'Italia e del mondo. Un personaggio che è piaciuto ai giovani? L'hanno letto con facilità oppure ci sono state difficoltà a convincere i giovani a leggerlo? Questo lo chiediamo al professor Di Pietro. Il fumetto è stato capito ed è stato letto con facilità, perché una delle caratteristiche fondamentali del lavoro di Giancarlo Berardi è quella di cercare, nel fare cose anche molto raffinate, perché le ha fatte, sempre la dimensione della chiarezza. Quindi dal punto di vista della leggibilità era il massimo che si potesse trovare. Pur avendo, per esempio, confrontandolo con i dialoghi di Tex, con i dialoghi di Zagor, degli altri fumetti suoi confratelli dello stesso tipo e genere, una gamma di registri e una raffinatezza molto diversa e molto più elevata. Cosa lasciava ai giovani la lettura di Ken Parker? Hanno trovato un personaggio di cui apprezzavano la dimensione umana, questo senza dubbio, ma soprattutto nello strumento in sé hanno trovato l'educazione al cinema e l'educazione alla cultura dell'immagine. Imparavano un modo diverso di guardare la televisione, un modo diverso di guardare il cinema, che era uno degli altri obiettivi, oltre alla lettura, che io perseguivo. Ma quando questo professore di provincia, che è diventato uno dei miei più cari amici, mi ha scritto quella letterina timida in cui mi diceva che stava facendo un certo lavoro nella scuola e che avrebbe voluto avermi come ospite, io sono rimasto veramente colpito, perché 30 anni fa queste cose non succedevano, non si parlava di fumetti nelle scuole, i fumetti erano ancora banditi dalle scuole, erano qualcosa che corrompeva queste anime pure che erano i nostri ragazzi. Ecco, oggi invece forse stiamo andando contro tendenza, perché invece proprio nelle scuole, in alcuni corsi di studio, forse il fumetto oggi ha avuto il suo ruolo. E mi riferisco a Giulia, a questa criminologa, questa tua creatura. Ecco, che collegamento ci può essere tra la realtà di oggi, dove molti studenti si stanno iscrivendo, soprattutto se non sono ragazzi, si iscrivono al corso di criminologia, e questo personaggio? Intanto lasciami dire che le cose sono così cambiate che da allora io ho ricevuto tantissime tesi di laurea sui miei personaggi, sia su Ken Parker che poi Giulia. Quindi vuol dire anche che, diciamo, quella strada aperta dal professor Di Pietro è stata poi ancora ampliata da professori universitari che addirittura hanno accolto e suggerito questi temi da trattare nelle tesi dei ragazzi. Giulia è la nostra epoca, che è un'epoca soffocata, non è più l'epoca delle grandi praterie, Ken Parker. Bastava metterlo su un cavallo in una prateria e già c'era un che di poesia sotto il grande cielo. E Giulia no, Giulia vive in una città piena di fumi, di macchine, di puzze, di rumori. Infatti le storie di Giulia sono molto più dialogate rispetto a quelle di Ken Parker, proprio perché Ken Parker vive nell'immensità dei silenzi, mentre Giulia vive la cacofonia della città.
Giulia è la ragazza di oggi, è la protagonista, perché la protagonista della nostra epoca è sicuramente la donna. Quando io ho dovuto scegliere che personaggio presentare al mio editore che mi stimolava in questo senso, io pensai alla donna, perché la donna è la protagonista della nostra epoca, perché sicuramente è consapevole di sé, dei suoi mezzi, sa quali sono i suoi obiettivi e sa anche come raggiungerli e comunque li pretende. Quindi una persona, una donna, io poi ho pensato dal punto di vista iconografico a una figura che a me era rimasta nel cuore fin quando avevo 4-5 anni, che mi portavano al cinema, Audrey Hepburn. Giulia potrebbe essere un personaggio da ritrovare un giorno anche davanti a una telecamera? Per la verità, in questi 15 anni avrò ricevuto almeno una dozzina di offerte di film e telefilm, ma il mio sospetto è sempre stato quello che cercassero una protagonista non alla Audrey Hepburn, ma diciamo più basata sulle misure, come dicevo prima, ecco. E allora, siccome è figlia mia, sono anche un po' geloso, come tutti i padri, ecco, allora prima di affidarla a qualcuno ci penso bene, e ho fatto bene perché alla fine, diciamo, poi si è tutto sempre sgretolato.